Allora, buongiorno, ciao ragazzi, tanto buona giornata. E adesso io sono appena rientrato da un appuntamento con un delegato alla vendita per la visione di un immobile. Beh, devo dire che è stato davvero, questo appuntamento è stato molto, molto, molto semplice e soprattutto molto proficuo sotto tanti aspetti. Partiamo dal presupposto che, dal fatto che è stato molto semplice, è davvero bello prendere appuntamento con questo delegato alla vendita perché è molto disponibile e non capita tutti i giorni. Ma la cosa interessante è che durante la visita, a parte che la signora era davvero molto disponibile, quindi questo è un attimo per smentire anche tutti quelli che sono quelle che sono le dicerie di chi invece afferma il contrario, che dietro non ti fanno vedere l'immobile, che c'hanno problemi, tutte queste stronzate varie. E questa è la conferma di quello che ho sempre detto e che racconto, cioè che non ci sono 9 volte su 10 non esistono queste cose. Ma quando ci sono poi le varie strategie per chi le conosce per poter invece comunque arrivare all'obiettivo, cioè visualizzare, vedere. E vedere il bene, ecco tutto qua. La cosa interessante è che ne sono nate due, sono successe due cose molto particolari, cioè la prima è che il CTU ha fatto una perizia e ha dichiarato che con questo appartamento ci fosse anche un piccolo sgabuzzino, diciamo giù, un piccolo nell'interrato, però era occupato da un'altra persona. Quindi è successo che in sostanza, stiamo adesso verificando questo prima di procedere, che in sostanza chi ha venduto in precedenza l'appartamento a questa signora prima che contraesse il mutuo, ha dichiarato questo sgabuzzino suo quando in realtà non lo era. Quindi adesso verificheremo questo, però si possono incontrare dei problemi del genere che poi si possono ovviamente con carta alla mano sorvolare, però bisogna capire adesso se effettivamente fa parte di questo appartamento che ho visionato oppure è legittimo, di legittima proprietà invece dell'altro inquilino che in questo momento lo sta occupando. Perché questo fa comunque differenze? Perché cambia sul prezzo di eventuale partecipazione all'asta e può incidere, ecco, in situazioni del genere. Un'altra cosa interessante è che lo stesso delegato alla vendita, quasi in maniera naturale, ha esposto quelli che sono gli altri partecipanti che si stanno facendo avanti, quindi che hanno mostrato l'interesse, e quindi da questo riuscite già a capire poi effettivamente a quante aste si potrà andare, quanti eventuali acquirenti ci possono essere. E quindi a volte in maniera molto naturale è lo stesso delegato alla vendita che vi può dire questo. Certo, può essere anche un tranello nella speranza che voi siate i primi ad acquistarlo, però dubito di questo. È comunque la prima asta, quindi andare almeno alla seconda asta sarebbe l'ideale. Quindi adesso lo valutiamo un attimo. Ma una cosa interessante che ne è nata è paradossalmente una sorta di amicizia con la stessa, un feeling con la stessa persona che ha l'immobile pignorato, quindi con la proprietaria in sostanza. Perché? Perché lei vuole aiuto. Quindi, avendo capito questa cosa, mi ha chiesto come si può risolvere la situazione, e in sostanza adesso ne sta nascendo un possibile saldo e stralcio. Quindi adesso valuteremo questa cosa, se ovviamente dovrà darci l'incarico, dovrà darmi l'incarico per poter procedere nella misura, nella contrattazione di tutto quello che poi l'iter per un saldo e stralcio. Eventualmente non si può andare avanti o non si concretizza questa situazione qui, comunque sarebbe l'ideale almeno aspettare la prossima asta. È anche un immobile molto conveniente secondo il mio punto di vista, dopo le prime indagini che ho fatto con l'agenzia
l'agenzia immobiliare che lavora a stretto contatto con me in zona, ovviamente si affida a quelle che sono le mie conoscenze, poi una parte del lavoro la faranno loro dove non sono competenti. Quindi dalle prime valutazioni è risultato comunque un immobile già conveniente, adesso valutiamo tanti altri aspetti e vediamo se fin dove ci possiamo spingere. Comunque vi terrò aggiornati, va bene? Se vi farà piacere. Quindi, convenienza alle aste giudiziarie sì, perché su questo immobile ci sono almeno 50.000 euro di risparmio rispetto all'immobile accanto. Stesse condizioni, stessa situazione, stessa posizione, stesso periodo di possibile acquisto o vendita, e 50.000 euro fanno davvero la differenza. Quindi imparate a partecipare e se volete una mano potete chiedere e vi darò il mio supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!